Buonasera. È straordinario con quale velocità si arriva sempre alla fine. Perché è vero che no, il primo anno con 8 appuntamenti divisi in due, allora ci voleva un po' di più, ma con questo, così in 2 settimane passano proprio in un baleno. Ci sarà però un futuro. Lascio così, ma l'anno prossimo ci sarà. Argomento diverso, molto diverso, però ci sarà. Come? Sì, un'anticipazione molto molto così generale. L'anno prossimo è l'anniversario, anzi, nonostante il, come dire, la disapprovazione del maestro Incontrera, il nostro direttore artistico, per le feste di centenario, che sono molto numerose e spesso sono un po'. Difatti lui assolutamente non voleva che io quest'anno facessi il solito Schumann Chopin che fanno tutti quest'anno. L'anno prossimo sarà collegato con Liszt, però non in modo monografico, al contrario, però sarà un po' in modo particolare intorno a Liszt e il mondo di Liszt, ma in modo abbastanza particolare, perché Liszt l'anno prossimo celebra 200 anni. Quindi ho fatto un list qui nel 2005, monografico, questo sarà abbastanza diverso. Non credo che ci saranno, sì, forse un pezzo comune, stasera c'è un pezzo comune, per esempio la sonata di Schoenberg, o di Stravinsky, ho suonato nel 2007 nella serie per le vie del Novecento, non lo so. Forse no, forse solo quello. Però insomma, qualche volta non fa male rivedere le stesse cose in termini diversi. Quindi stasera è molto generale come soggetto, come argomento, perché guardiamo, esploriamo un pochettino i compositori intorno al classicismo, poi le visioni del classico attraverso altre culture, altri tempi, e poi in termini un po' vari, anche non solo dal punto di vista del compositore stesso, ma anche come motivazioni del tempo. Cominciamo con un compositore tra i tanti che ha anticipato i Wiener classici, il periodo veramente classico. L'ultimo dei figli di Bach, Johann Christian Bach, spesso chiamato il Bach inglese, perché dopo un periodo in Italia, lui difatti nasce a Leipzig, Lipsia, credo che sia quasi, o se non l'unico, quasi l'unico nato a Lipsia, è nato nel 35, quindi il padre aveva già 50 anni, quando però è il 20° figlio, quindi insomma. E suo maestro era il fratello Carl Philipp Emanuel Bach, che era il quarto, se non mi sbaglio, dei figli di Bach, e quindi rimaneva un po' in famiglia. E Johann Christian Bach è andato in Italia, ha scritto delle opere e poi si trasferì in Inghilterra, dove rimase fino alla fine della sua vita. E lì, per esempio, conobbe in modo molto anche fertile e anche significativo Mozart giovanissimo, quando Mozart fece la visita famosa portato dal padre alla corte di Giorgio II, eccetera eccetera, e così lì ci fu un contatto molto importante, che poi a proposito Mozart ha anche ringraziato questo incontro in termini molto concreti, perché i primi concerti per pianoforte di Mozart sono le versioni, praticamente delle trascrizioni o delle elaborazioni di sonate per clavicembalo di Johann Christian Bach, di cui uno è questo del programma di domani, questo è il suo maggiore. L'ho scelto anche un po' appositamente, perché così c'è un legame, non solo che un'anticipazione del Wiener Classic, del classico vero e proprio, ma anche proprio un legame molto preciso, molto particolare. Però Johann Christian Bach è solo una scelta tra molti che avrei potuto fare. Io volevo avere qualcosa in programma di questo periodo
della formazione del classico, cioè più elementi del classico, avrei potuto mettere per esempio il fratello maggiore, Carl Philipp Emanuel Bach, compositore molto più importante, più significativo, innanzitutto cruciale per tutto lo sviluppo del Sturmbahn, di cui ho parlato la prima sera, poi Johann Stamitz, compositore tedesco attivo a Mannheim, importantissimo per la creazione dell'orchestra, dell'idea dell'orchestra moderna, della sinfonia, è una delle persone anche coinvolte con l'idea nuova proprio in questa epoca dell'uso di dinamico musicale, dal crescendo, praticamente ovviamente il crescendo doveva anche succedere prima della musica, ma non se ne parla stranamente, e si parla proprio in termini concreti dell'uso del crescendo musicale e del diminuendo musicale proprio in questo periodo. Parliamo sempre 1750-60, l'epoca quando Haydn anche si forma contemporaneamente, invece Haydn va ovviamente molto oltre. Poi in Italia c'era Albinoni, c'era un sacco di compositori, Galluppi, di ottimi compositori italiani che scrivevano più o meno nello stile Galland, questa musica essenziale, cantabile, semplice, senza grandi pretese, assolutamente senza pomposità, senza tutto quello che loro trovavano e che loro rimproveravano dal barocco, dell'eccessivo grandiosità, dell'eccessiva intellettualità, della polifonia, quindi una musica molto spoglia, diciamo, però spesso anche molto carina, molto anche molto bella. Dovrei aggiungere, in molti di questi casi, tipo Albinoni, noi conosciamo questi compositori spesso in versioni talmente manipolate, diciamo, che sono quasi irriconoscibili. Questo vale anche per altri compositori, per esempio uno di cui parlerò insieme con Clementi è Luigi Boccherini, un ottimo compositore, credo di questa parte, insomma, però attivo innanzitutto in Spagna, e credo che sia lucchese, sì, un grande compositore che purtroppo noi conosciamo, innanzitutto concerti di violoncello, cioè ha scritto quintetti che più o meno hanno lasciato come sono, ma noi quello che si chiama più spesso il concerto sono i concerti per violoncello e orchestra, e quelli sono stati riscritti da generazione dopo generazione di violoncellisti al punto che non sono quasi più riconoscibili, sono molto molto cambiati, e questo vale anche per molti. È un periodo molto strano, Bach non è stato molto riscritto, per esempio, ma questo periodo è neanche Mozart, ma qui in questo periodo un po' tra i giganti del barocco e i giganti del classico, c'è un periodo quando la musica piace, però si adatta molto facilmente all'elaborazione, trascrizione sarebbe forse troppo dire, ma alla manipolazione. Dunque, forse cominciamo addirittura, perché seguo il programma. Quindi, tutte le sonate di Johann Christian Bach sono in due tempi, che una configurazione che Haydn continua per gran parte delle prime sonate, poi abbandona verso una formula per tre, o anche addirittura quattro tempi. È significativo questo, perché due tempi mette una differenza molto chiara, molto netta, in opposizione dell'origine, o almeno di una delle origini della sonata, che sarebbe la suite barocca. E nelle suite barocche ovviamente ci sono vari tempi. Normalmente un primo tempo libero, preludio, e poi tante danze di tipi vari, di tempi vari, di ritmi vari, eccetera, normalmente finendo con qualcosa di brillante tipo una giga, ma anche lì ci sono tantissime possibilità. Fare una composizione in solo due tempi mette la situazione molto chiara che questo non è una suite, anche se rimangono certi aspetti che ci fanno pensare. Un aspetto è che solo il primo tempo, in queste primissime sonate, anche di Haydn, è organizzato in modo o già in forma sonata, o almeno che fa pensare, cioè l'astrazione
dalla forma esiste quasi solo nel primo tempo, e il secondo tempo, o anche il terzo o quarto tempo se c'è, avranno o il carattere di danza, o come qui, un altro tipo di forma, qui variazione, una cosa che fa molto spesso Johann Sebastian Bach. Primo tempo forma sonata, secondo tempo variazione. Come vi ricordate, forma variazione è una forma aperta, una forma senza il rigore, senza, non è contenuto nel tempo. Può essere abbreviato o prolungato, è molto più flessibile, meno rigorosa come tipo di forma. La cosa che più mi colpisce in questa sonata è che Johann Sebastian Bach, questo è probabilmente 1763, già ha un senso dell'astrazione della forma e dell'astrazione nell'uso della tonalità come il linguaggio che unisce, che dà proprio corpo alla forma musicale, in un modo straordinario per essere così presto, esatto. Che, un'altra cosa che non è straordinaria, però è significativo, che voi vedete subito, le indicazioni forte e piano, che lui non scriveva già per clavicembalo, scriveva per, infatti, in una delle prime edizioni dice sonate per hammerclavier, che sono un po' curiose perché noi hammerclavier normalmente si usa solo per la sonata 106 di Beethoven, forse quella precedente, però era uno dei tanti nomi, quello è un nome tedesco, per il nuovissimo fortepiano. A Londra probabilmente innanzitutto avevano già molti fortepiani, quindi lui non scrive, questo non è una sonata, si dice sonate per clavicembalo, questa è una sonata per fortepiano, o pianoforte. Lui poi, sotto molti riguardi, è molto tipico dello stile galant, del primo classicismo, come vediamo, molto semplice, molto, molto chiaro. Tanto perché è proprio straordinario quanto lui già capisce come stabilire la tonalità, stabilisce benissimo sol maggiore nelle prime due righe, tutto fino alla prima battuta della terza riga, e poi fa in modo molto chiaro, molto già maturo, se parliamo del linguaggio, proprio dell'attrazione, della tonalità, fa tutto il necessario per stabilire benissimo il dominante di sol maggiore, che è re maggiore. E vorrei, anche perché così vedremo una differenza notevolissima, quando paragoniamo questo con Clementi, un compositore successivo, contemporaneo di Beethoven, che non capisce la tonalità, almeno non come astrazione in questo senso, forse perché è italiano e non tedesco, se posso anche magari osare fare questa osservazione, ma innanzitutto vorrei la presenza del sol diesis nella terza battuta della quarta riga è molto significativa, perché ovviamente questo è sol maggiore, questo è re maggiore, però lui capisce che per far veramente capire questo re maggiore deve far capire già i dominanti del re maggiore, che è la maggiore. E cosa la nota? La nota, che è l'unica differenza proprio tra la maggiore e re maggiore, è la presenza di sol diesis. Non c'è sol diesis in re maggiore, c'è sol naturale invece. E quindi facciamo. E ripete anche lì. Noi, cioè il nostro orecchio, questa è una cosa di orecchio, non è una cosa di analisi, che noi capiamo, noi siamo assolutamente comodi, sappiamo benissimo che noi siamo nella tonalità nuova. E quindi trovo straordinario quanto lui anticipa questo, perché questo, sì, è vero che Haydn lo sta già facendo nello stesso tempo,
Però molti, credo, innanzitutto Mozart, hanno preso questa usanza, questo linguaggio, questa poi scorrevolezza, questa naturalezza, sia nello stabilire naturalità che di modulare la naturalità nuova. Andiamo avanti. Già poi capisci un'altra cosa. Se vuole veramente stabilire in modo concreto la tonalità nuova, devi creare una bella chiusura, una cadenza, diciamo, nella tonalità nuova. E questo, ovviamente cadenza può essere re maggiore, potrebbe essere semplicemente, che è molto chiaro. Però è più forte se c'è prima un senso di urgenza, cioè questo desiderio di chiudere, e si crea questa urgenza con la dissonanza. E quindi se si fa, per esempio, è molto più forte, è molto più soddisfacente che non, perché voi sentite che se fa questo, ha molto più che non. E difatti, se troviamo qui la fatto, comincio un capo pagina. Ha creato una bella chiusura in re maggiore per stabilire benissimo dell'orecchio, cosa che farà alla fine in sol maggiore per ristabilire la tonalità originale. Poi un altro particolare che fa vedere quanto questo sia ancora una forma suonata negli inizi, nel periodo di formazione della forma. Se cominciamo la seconda parte, cioè la quarta riga, abbiamo il primo tema, la dominante. Questo è comunissimo, anche Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert lo fanno spesso, però c'è una differenza, perché lui non ci farà più sentire questo tema, perché lui non considera il tema come l'elemento cruciale nella forma sonata. Non è il primo tema, il secondo tema, sviluppo, poi ritorno al primo tema, cioè la ripresa, la ricapitolazione per lui è proprio la tonalità. Dopo, difatti, non sentiremo mai più questo tema in sol maggiore, il tema originale. Lo sentiremo qui e lo sentiremo all'inizio e basta. Cosa che Haydn non avrebbe più fatto, sì, forse sì, Haydn fa un po' di tutto, ma normalmente non l'avrebbe fatto, Mozart non l'avrebbe mai fatto. L'ha fatto una volta, che mi viene in mente, però molto raro. È semplicemente perché hanno capito che il dramma, il senso di soddisfazione nella ripresa, nel ritorno alla tonalità, è molto più grande, molto più soddisfacente. Quando insieme ritorna la tonalità che il tema. Anche perché l'orecchio capisce forse meglio il tema che non la tonalità. Quindi è più anche questione di quello che si percepisce con l'orecchio. Questo deve essere una musica anche semplice e diretta, senza le grandi complicazioni intellettuali del barocco o del rinascimentale. E quindi, almeno originalmente. E quindi è per quello che questa usanza scompare, però ancora in questa sonata la ripresa, la ricapitolazione semplicemente avviene quando torna alla tonalità. Andiamo al prossimo. Però sviluppo c'è, sviluppo nel senso di modulazione, di tensione, di clima di dubbio, prima di tornare. E che qui vorrei far capire come tutto dipende moltissimo dal contesto. In una composizione di Liszt, quando ci sono passaggi di ottave, milioni di note, tantissimi gesti di grande magniloquenza, eccetera, ci vuole molto per farci un effetto, per colpirci. Ma in questo contesto così tranquillo, così piccolo, ci vuole molto poco. Seconda riga, forse un po' prima, anche da capo pagina. Modulazione. Poi, qui,
cambia completamente la scrittura, è sempre stato andato con la melodia, invece, ma prima è sempre stato la melodia sul battere, invece qui c'è sincope. E poi sulla mania molto, nel suo linguaggio, quello più piccante possibile, più dissonante possibile, è ancora questo famoso settimo diminuito. Quindi in questa fase di sviluppo, di dubbio, di cambio, di modulazione, lui mette anche una grande un senso di tensione drammatica, che tutto ovviamente è relativo al contesto, però in questo contesto, questo passaggio è molto espressivo e molto ci colpisce, fa molto effetto. Andiamo avanti. E per far vedere che quando la ricapitolazione avviene senza ritorno del tema, qualche volta non è così facile capirlo. E infatti, probabilmente, questo è un esempio perché questa usanza è sparita. Perché qui, qui siamo tornati in Sol maggiore, ma insomma potrebbe quasi passare inosservato, non perché fa subito dopo questa bella chiusura in Sol maggiore, capiamo che siamo tornati, ma il punto di ritorno non ha questa grande importanza, è solo il fatto che siamo tornati. Andiamo avanti. Il secondo tempo è, come dicevo, una serie di variazioni. E il modello di queste variazioni è un modello che Mozart prenderà. Le variazioni, come ho detto, non è una forma molto importante per Mozart, però Mozart ne ha scritte anche delle bellissime, e proprio questa tonalità, e con questo stesso modello, sempre come tempo allegretto, che è un tempo più lento per questo periodo di quanto noi non lo percepiamo oggi. E l'idea delle variazioni è sempre di raddoppiare, o di, comunque, se non raddoppiare, addirittura di accelerare le note, mantenendo però il tempo. Quindi se qui si... La prima variazione... Non avete per esempio la terza variazione che non c'era proprio. Continuare a cercare le note è un modo a parte abbastanza formulaico, abbastanza semplice di scrivere un tempo, di organizzare le variazioni, dà un senso di forma. Le variazioni sì, che è una forma libera, una forma non contenuta, però almeno se ogni variazione accelera in qualche modo il numero di note nel battere, dà alla forma un po' di logico, un po' di linea, diciamo. E poi un'altra cosa che fa sempre, in tutte queste tonate che finiscono con variazioni, dopo l'ultima variazione torna al tema, che dà un po' un senso anche di ripresa, di ricapitolazione. Questo l'aveva già fatto Bach nelle famosissime variazioni Goldberg, fa anche Bach per esempio nella Ciaccona per violino, che Ciaccona è anche una forma di variazione. Ok, bene, passiamo a Clementi. Clementi ha goduto una bellissima lunga vita, perché Clementi è nato prima di Mozart nel 52 a Roma, 1752 a Roma, e muore in Inghilterra, Worcestershire, 1832, 5 anni dopo Beethoven, quindi nasce prima di Mozart e muore dopo Beethoven, perché 80 anni, sì, esatto. È uno che ha viaggiato moltissimo, non ha mai proprio vissuto a Vienna, però ci è passato, è stato attivo in Italia e poi invece è stato ricco e famoso in Inghilterra. E Clementi era innanzitutto molto noto come pianista. Mozart e Beethoven l'hanno sentito varie volte e tutte e due scrivono con grande ammirazione, quasi invidia, però
quell'ammirazione che lascia anche un po' un cattivo sapore nella bocca. Mozart dice che è straordinario suonare con uguaglianza così perfetta, anche se purtroppo non ha molto da dire. Beethoven parla anche di trilli incredibili all'infinito, ma poi dice, usa un termine singer-tanzen, ballare delle dita. Sì, un po' sì, a livello di acrobazia, esatto. Che cioè, non è un sentimento di grande rispetto. E poi di composizione ne parla molto poco. Era innanzitutto famoso come pianista. Però godeva di una fama molto importante e scrive certamente nella forma classica, fa parte, l'orecchio ci dice subito quando sentiamo musica di Clementi che è contemporaneo innanzitutto di Haydn, direi, anche di Mozart, insomma, per moltissime cose. Però ha certi elementi personali, così passiamo a Clementi. C'è qualcosa che probabilmente molti di voi e difatti Mozart c'era lui questa edizione dice in basso c'è scritto però è sbagliato perché dice che nel 1781 questa sonata fu eseguita dall'autore davanti all'imperatore Giuseppe II, Mozart presente. È sbagliato, cioè ha ragione nel senso che la sonata c'era presente l'imperatore e Mozart era presente, ma fu nel 88, Mozart non era ancora via nel 81 e la sonata fu scritta nell'86 o 87, quindi è abbastanza sbagliato per il resto, ma va bene. Mozart c'era e ovviamente Mozart non si sa esattamente perché ha adoperato questo tema per l'ouverture del flauto magico. Non, in questi casi, siccome non abbiamo un'allusione chiara in una lettera di Mozart o altro, non possiamo sapere se lo abbia fatto apposta, come omaggio, o semplicemente che gli è rimasto così in orecchio, così l'ha utilizzato. Beethoven, per esempio, Mozart, non so se conoscete, un'opera giovanissima di Mozart, Bastien, comincia... Okay. È molto lontano dalle eroiche di Beethoven, ma insomma, io dubito che Beethoven conoscesse Bastien o Bastien. Forse non sarebbe interessante vedere se l'aveva suonato a Bonn, da ragazzo, perché lui suonava in orchestra a Bonn. Ma insomma, queste cose sono anche nell'aria un pochettino. Però rimane che Mozart l'aveva sentita e ha questo tema di Mozart. Come sentirete, lui... Certamente stabilisce si debole, fa quello che i compositori devono fare. Però come vedrete in tanti altri casi, Clementi non capisce molto bene come stabilire la tonalità. Innanzitutto come stabilire il dominante. È una cosa molto strana. Darò degli esempi più tardi nella sonata, però vorrei dire che non sono sicuro, non vorrei far pensare che questa sia una critica di Clementi, che Clementi non capisca la forma sonata in questi termini di attrazioni del linguaggio tonale come Haydn, Mozart e Beethoven. Solo per far vedere che Clementi in questo è diverso di loro, che ha una concezione diversa, una concezione più melodica, meno astratta e innanzitutto più strumentale, cioè la concezione di questa sonata è molto più legata proprio al pianoforte che non al gioco del linguaggio tonale, le astrazioni, le contrapposizioni della tonalità. Andiamo avanti. Sì, tanto
alla fine di questo tempo, suonerò qualche battuta prima dell'inizio dell'esempio, siamo in piena ripresa. E sono arrivato, corona fermata, ma questo ovviamente non c'è scritto nella partitura, ci vuole una cadenza. E difatti normalmente nelle sonate non si fa così, questo fa parte della prassi di concerto, non di sonata. E secondo me questo si può spiegare molto facilmente anche già dal fatto che Clementi andò a Vienna e suonò una sonata per l'imperatore Mozart presente. Cioè normalmente le sonate per pianoforte, non, come questo l'ho detto tante volte, non furono concepiti come pezzi da virtuoso, pezzi da suonare in pubblico, erano innanzitutto dedicati per allievi. Invece lui aveva, Clementi, grande pianista, con una professione molto strumentale, concepiva le sue serate come pezzi forti, da suonare, da farsi brillare innanzitutto, e quindi ci voleva una cadenza improvvisata dove lui avrebbe innanzitutto ha fatto capire le uguaglianze perfette delle sue scale, i suoi trilli interminabili, perfetti all'infinità, come diceva Beethoven, eccetera, eccetera. Insomma, ci voleva una cadenza, anche se come composizione è un elemento anticlassico, perché non contenuto, perché fa parte, è fuori. Ho composto una cadenza mia, dove sfrutto la somiglianza con l'Atto Magico, così non ve lo anticipo, così che lo sentirete domani sera, ma non è difficile, è un'idea molto facile. Torniamo al secondo tempo, questo andante quasi allegretto. Invece, sì, bel tema, non, niente particolare, insomma, carino, però non stabilisce bene la maggiore, manca in modo strano, modo molto strano, la presenza del dominante. Per fare una tonalità ci vuole il dominante, e per fare il dominante ci vuole il dominante del dominante, così va la musica, o almeno così va la musica tonale nelle mani di Haydn, Mozart e di Beethoven. Quindi ci vorrebbe qui, in queste battute, un qualsiasi si naturale. C'è una nella stessa battuta, ma come elemento melodico, cioè. Per esempio, se avessi fatto, anziché, se faccio un po' di composizione. Abbiamo capito benissimo, fa ragione, ma non lo fa. Rimane proprio completamente nelle due, praticamente due accordi, tonico, dominante, e non basta, non ci dà molto il carattere. È già come linguaggio armonico, anche nel primo tempo, mi fa molto pensare alla musica rock, anche come schematica armonica, e forse per lo stesso motivo, perché non interessa. Cioè lui vuole stabilire la tonalità nel termine di più semplici possibile, ma non con un senso astratto di come si fa. Quindi è la mancanza di astrazione, forse. E questo, se andiamo al prossimo esempio, abbiamo forse in un caso più clamoroso. No, questo è una forma molto semplice, non è una forma sonata, semplicemente c'è prima parte che si ripete e esattamente la stessa cosa, solo che la prima volta è andato via, è andato al dominante, e la seconda volta rimane. Sarebbe un po' il modello originale della forma sonata. E quindi qui, quello è una chiusura da dominante, con, come vedete, anche il si naturale, questo quindi è chiaramente una chiusura in do maggiore. Siamo tornati. Il problema è che non
ha creato abbastanza tensione armonica, cioè per me almeno, cioè il mio orecchio. Non mi convince, non abbiamo stabilito questo fa maggiore. Sì, c'è, ma ci vuole qualcosa di più, non basta la melodia, lo so, è strano, è particolare. Difatti io aggiungo, qui aggiungo un po' di cadenza per fare un po' meglio. Ci vuole tante maniere, si può fare, forse lo faceva anche lui. C'è scritto anche a Rivitum, quindi magari lo faceva anche lui. Però come sta, è stranamente insoddisfacente come tonalità. E questo troveremo anche in finale, abbiamo, sì, in finale rondò molto, molto in modo di Haydn, molto, come Haydn ma più brillante. Bellissimo, ho fatto molto bene, molto spirito, scritto molto bene per pianoforte, stabilisce benissimo il si bemolle, però se abbiamo, le pagine sono purtroppo alla rovescia, ecco 85, se andiamo al secondo tema, il secondo tema deve essere in fa maggiore, abbiamo così, è un rondò così, così va, difatti è in fa maggiore, magari anticipo un pochettino, non è neanche necessaria. Questo ufficialmente è in fa maggiore, sentiamo così queste fa. Potrebbe essere benissimo essere già in si bemolle. Cioè, questo è un accordo non di fa, di si. E il problema, se un compositore vuole stabilire il dominante, l'ultimo tonalità, quello che deve assolutamente evitare è il tonico originale. Perché questo crea solo confusione. Devi andare in un'altra direzione. Devi fare il dominante del dominante, do maggiore. E qui manca, come avevo segnalato, completamente dove il si naturale. E questo posso garantire, non ho davanti a me degli esempi, ma se prendessimo 500 esempi della musica di Haydn, Mozart e Beethoven, di una situazione esattamente analoga di questo, cioè il tema nel dominante, il secondo tema in dominante, ci sarebbe almeno quella nota cruciale del dominante secondario. Ci sarebbe ogni volta, invece Clementi non c'è mai. È un'altra concezione della tonalità, che è interessante perché fa vedere che non c'è solo il modo viennese del classicismo, c'è un modo meno astratto, meno costritto, se vogliamo, più in un certo senso forse più superficiale, più naturale, se vogliamo. Andiamo avanti. No, è l'ultimo. L'ultimo. L'avrebbe giustificato lui così, più vicino al canto, sì, sì, si può. Io semplicemente direi che non ha il senso dell'astrazione, manca l'astrazione del linguaggio armonico. Ok, passiamo ora, ovviamente con Clementi ci sono tanti altri compositori, Boccherini come ha detto a Madrid, poi ci sono grandi compositori, grandi, o sarebbero grandi se non ci fosse, questo è un po' il problema, qualche volta... parlo ancora di Vermeer, come ho parlato l'altra sera, di Schubert. Mi ricordo una bellissima mostra, La scuola di Delft e la creazione di Johannes Vermeer, che c'è stato a Metropolitan qualche anno fa. E abbiamo visto una serie di quadri veramente fantastici, bellissimi, interessanti, dove si vedeva anche chiaramente da dove arrivava Vermeer in quel mondo. Il problema era che dal primo Vermeer, quelli venivano messi un po' nell'ombra, perché Vermeer è talmente forte che
E questo è un po' il problema di Mozart o di Beethoven, che almeno nel mondo classico, quando magari mi ricordo benissimo che in un concerto avevamo cominciato con un trio di Hummel, che è un pezzo veramente meraviglioso, un pezzo molto gradevole, molto piacevole, molto soddisfacente, cioè dal punto di vista composizione, astrazione, molto superiore, scusate, a Clementi. Pianisticamente poi molto interessanti, come un compositore viennese che ha studiato con Mozart, che capisce benissimo il pianoforte, eccetera, eccetera. Però dopo abbiamo trovato un trio di Haydn. I tri di Haydn sono più modesti, in un certo senso, non hanno le elaborazioni, innanzitutto pianistica, dei tri di Hummel. Ma la qualità dell'ispirazione musicale e innanzitutto la visione, la chiarezza della visione creativa è talmente più forte, più chiara anche, cioè proprio come visione, che mette un po' in... E quindi secondo me compositori tipo Hummel, Dussek, Kramer, Salieri stesso, soffrono moltissimo semplicemente perché hanno lavorato a Vienna nello stesso tempo di Mozart e di Beethoven, e che magari in altra compagnia avrebbero avuto nella storia un consenso un po' diverso, una fama diversa. Dunque siamo ora a Etea Hoffman, non so neanche cosa sono i nomi. Non grazie. Hoffman è un personaggio chiave nella storia della musica e anche nella storia dell'Ottocento, perché è uno dei fondamenti assoluti del romanticismo, che crea il senso dell'irrazionale, del macabro, del fascino, dell'impossibile, dell'amore impossibile. Poi è uno dei primi a esplorare la pazzia. Ne ho parlato molto in termini di Schumann l'anno scorso, parlando di Kreisleriana. E poi è anche un'importanza anche assoluta, nel senso che secondo me il primo anticipa anche un pochettino Schopenhauer a mettere la musica come la più grande delle arti, o almeno l'arte più capace di dare il vero senso della realtà umana, perché l'arte più astratta, l'arte meno collegata con i fatti concreti della vita quotidiana. Una concezione della musica assolutamente ottocentesca e assolutamente romantica, difatti, e non per caso che in un certo senso, in quel senso, il romanticismo è l'era d'oro per la musica, almeno dove la musica ascende, anche se non mai nella storia la musica ha avuto tanta importanza quanto avviene sotto i classici, credo del classicismo viennese. Poi anche Hoffman, già molto presto, scrive di Beethoven come l'unico compositore che si può seguire, che il futuro della musica è proprio Beethoven, che anticipa un po' quello che ho discusso l'altro giorno, proprio la guerra dei romantici, chi è l'erede degno del patrimonio di Beethoven. E questo senso del patrimonio di Beethoven, che Beethoven, la luce del futuro della musica, lo ha già definito Hoffman già all'inizio dell'Ottocento. Hoffman era anche compositore, ha scritto 35-36 composizioni per pianoforte. Devo dire che, e non conoscevo niente, la scoperta di queste sonate, di questa sonata che viene considerata come la migliore, è stata per me una grande delusione. Perché che Hoffman fosse un compositore dilettante, forse ingenuo, o forse pieno di anticipazioni romantiche, eccetera, eccetera, o imitazioni beethoveniane, è quello che mi aspettavo, che avrebbe imitato molto uno stile beethoveniano, magari in modo generico o superficiale o immaturo. Però il fatto è che, come compositore, ho esaminato tutte le sonate in un volume, che rappresenta la metà della sua produzione musicale, e sembra un po' uno studente che lavora molto per il suo esame e fa con un po' di invenzione tecnica in modo abbastanza pedante, abbastanza accademico,
una buona opera. Non ha capito assolutamente niente delle forme classiche. Difatti, di forme classiche non c'è traccia. Non c'è traccia. Come forma potrebbe benissimo essere un secolo prima. Cioè che non c'è né il senso di stabilire nazionalità, né di creare un continuo movimento lineare nel discorso musicale, niente astrazione di tonalità, anzi le forme sono piuttosto barocche. Lui imita invece certi gesti classici, per esempio, questo sembra Mozart. Mozart, anche Haydn un po', un'introduzione, anche mi fa un po' pensare a che ho suonato l'altra sera. Innanzitutto, dove mi sono fermato? Le modulazioni, solo che non sa come uscire. Esce così. E veramente mi fa pensare a milioni di studenti, a me stesso forse, a scuola, che una volta che abbiamo cominciato questa catena di modulazione non sappiamo più come uscirne, che è un po' drammatico. Lui al posto di forme sonate, per il primo e terzo tempo, adopera una fuga, una doppia fuga addirittura, doppio nel senso che utilizza sia il soggetto nella versione originale, poi alla rovescia, e che dimostra, devo dire, una conoscenza piuttosto accurata, meticolosa, delle tecniche polifoniche, molto a livello accademico però insomma, non è del tutto dilettante. Suonerò dall'Allegro, poi andrò avanti. L'Allegro è un po' un ponte verso la fuga. Qui comincia la fuga. Infatti, se andiamo alla prossima, prossimo, avremo la prima volta, quando è? Terza riga, l'ultima battuta. Non è alla rovescia, è, come si dice, nello specchio. Sì. Dove prima andava su, qui va giù, eccetera. Prima... e va avanti, insomma, va bene. Ma questo non evoca particolarmente la musica del periodo classico. Sì, Haydn, Mozart e Beethoven, tutti e tre hanno scritto qualche volta delle fughe, Beethoven innanzitutto verso la fine della sua vita, però avevano più o meno abbandonato questo tipo di composizione, troppo intellettuale, non abbastanza melodica, non abbastanza formale, cioè troppo libera nel tempo, non, la fuga non solo in Beethoven, la fuga comincia a acquistare, diciamo, un senso di forma contenuta, e questo evoca molto più musica barocca, ovviamente. E mi è venuto in mente, anche guardando la data, dicono 1805, ma io credo che sia un po' dopo, anche forse 8 o 9, queste sonate, se guardiamo un po' quello che sta succedendo in questo periodo, primi anni dell'Ottocento a Parigi, dove sono andati anche molti compositori importanti, Cherubini, più noto di tutti, anche Sponchini, c'è tutto questo movimento in Francia, proprio nella Francia napoleonica, nella Francia rivoluzionaria, dominata da Cherubini in particolare,
è quello che spesso in gergo musicale viene chiamato con grande confusione neoclassicismo, che è assurdo perché è esattamente contemporaneo con il classico musicale, che sarebbe Beethoven, diciamo, Mozart. Ma il neoclassicismo, in questo senso, non riferisce alla musica forse, tanto che alla cultura generale, perché è chiaro che i pittori, per esempio, o il teatro dell'era napoleonica, è neoclassica. Neoclassica nel senso che riferisce chiaramente al mondo classico, dell'antica Grecia, i quadri di Salomo David, che lui evoca o vorrebbe evocare assolutamente tutto quello che è il mondo. Perché in Francia napoleonica volevano riscoprire, poi volevano creare un mondo senza tutti gli eccessi frivoli della monarchia, un mondo severo, virile, austero, eccetera, eccetera. Tutte cose che descrivono perfettamente la musica di Cherubini, a proposito, una musica aulica, una musica formale, una musica classica, in questo senso. Non molto classica nel senso di Beethoven. Beethoven ammirava Cherubini, anche se non sono molto simili come compositore, se sono perfettamente contemporanei. Ma però rimane questo senso della formalità, della grandiosità, se vogliamo, ma una grandiosità senza pomposità, senza grande elaborazione, molto semplice, molto proprio nel modo di Jean de David. E secondo me questa musica di Hoffmann assomiglia molto più a quella, cioè ha molto più in comune, non con il classicismo beethoveniano che lui lode tanto, che lui di cui parla, ma più con il neoclassicismo napoleonico, che è esattamente contemporaneo. Non ho idea, non sono neanche sicuro che lui conoscesse Cherubini. No, è vero, lui non è musicista, questo è anche molto importante, no esatto, non è, anzi, in un certo senso sto cercando spiegazioni per forse una cosa che non ha spiegazioni, che lui semplicemente scriveva nel modo che sapeva scrivere, e qualcuno gli aveva imparato come scrivere una fuga, l'unica cosa che sapeva fare, quindi fa quello, forse anche questo è vero. Sì, andiamo, non so se c'è, sì. Fa vedere semplicemente anche il terzo tempo e il ritorno alla fuga, quindi non cambia molto. Il secondo tempo è un larghetto. Anche questo assomiglia moltissimo a Cherubini, molto quadrato, formale, poi anche beh, gradevole come decorazione, ma molto essenziale, diciamolo così. Ok, quindi è un esperimento. Anch'io ero curioso conoscere la musica di Hoffmann, che è un personaggio talmente importante, così avremmo tutti conosciuto la musica di Hoffmann. Ma forse, come dicevo, per la prima e l'ultima volta. Poi noi ora dobbiamo andare avanti per molto. Andiamo a un'altra epoca del tutto, al compositore Camille Saint-Saëns, un compositore francese che ha avuto anche lui, come Clemente, una vita lunghissima. È nato nel 1835 e muore solo nel 21 in Nord Africa. Lui aveva un debole particolare per Nord Africa, forse perché, non dovrei dirlo, ma forse perché gli piacevano i ragazzi nordafricani. Saint-Saëns, però, è un personaggio, secondo me, anche sottovalutato musicalmente, in parte perché rappresenta un rame, una tendenza forse non percepito bene, non capita bene nel contesto della storia della musica. E bisogna entrare un pochettino nella storia. Saint-Saëns, da ragazzo, come abbiamo visto, è nato nel 35, quindi è nato e contemporaneo di Brahms, solo che vive 30 anni di più. E che da ragazzo conosce Liszt, che gli fa un'impressione enorme, Liszt lo porta a conoscere Wagner, e difatti c'è un momento molto storico, un exploit straordinario, perché sul pianoforte di Wagner, in Svizzera, a Tribschen, c'è il manoscritto della partitura del terzo atto di Siegfried,
una partitura molto molto complicata, poi era musica non ancora eseguita, del tutto nuova, e che mentre Liszt e Wagner parlano, il giovanissimo Chacon si mise al pianoforte e suonò a prima vista dalla partitura questa musica nuova che non aveva mai sentito. Che perché anche Wagner scrive e Liszt scrive lettere diverse che non avevano mai assistito a un exploit così straordinario di lettura a prima vista, neanche Liszt. Quindi era ovviamente un grande pianista, con una grandissima facilità anche intellettuale di leggere una partitura di questo tipo. Poi invece intervenne una cosa che per Chacon credo che fosse cruciale nel suo sviluppo personale e musicale. La guerra franco-tedesco nel 70, 69 e 70, che poi vide la sconfitta terribile della Francia, l'umiliazione della Francia, i parigini che dovettero mangiare gli animali dello zoo durante l'assedio tedesco della città, poi le condizioni umilianti della pace di Sedan, insomma tutto questo. E che questo forse già una cosa che cominciava a cuocere, a bollire in Chacon, un odio per la Germania e per la cultura tedesca. Ovviamente per un musicista di odiare la cultura tedesca è un po' difficile, perché la cultura tedesca ha prodotto Bach, Mozart, Haydn, Beethoven, eccetera. Quindi, però lui innanzitutto identificava la cultura tedesca con il personaggio di Wagner. E così crea quello che praticamente era una società anti-wagneriana, anti-musica tedesca, ufficialmente era la società per la vera, autentica musica francese. E infatti hanno riscoperto Rameau e Couperin e così via, e non Berlioz, perché Berlioz veniva considerato traditore perché è troppo legato con Liszt e Wagner, ovviamente. Però un classicismo in questo senso, un anti-romanticismo, un anti-wagneriano, e però non nell'ambito di quello che discutevamo l'altro giorno, nella guerra dei romantici, fra i romantici classici del campo Mendelssohn, Schumann, Brahms e i quelli rivoluzionari Liszt, Wagner, perché Chacon odiava Brahms quanto odiava Wagner, insomma odiava tutti e due, e cercava di creare una musica nuova, lui insieme con un altro giovane compositore, Alexis de Castillon, che poi morì giovanissimo, anche lui credente, fervente in questo bisogno della Francia di staccarsi dall'influenza nefasta, decadente della cultura tedesca, a creare questa musica molto diatonica, senza i cromatismi, sensualità, cioè le complicazioni intellettuali della musica tedesca. Un alleato, anche se non è mai stato proprio nel movimento, era stato César Franck, un compositore belga, però direttore del Conservatorio di Parigi. César Franck poi, se non conosceva Wagner, César Franck è più vecchio di Chacon, da 10 anni, César Franck è nato nel 22. César Franck nel 77, quindi all'età di 55 anni, va a un concerto, una nuova serie di concerti a Parigi, di Pas de Loup, che poi diventano i concerti Lamoureux, dove c'era l'obbligo di suonare Wagner e non il concerto. Wagner è cosa strana, perché contemporaneamente con questo movimento anti-wagneriano di Chacon, Parigi aveva anche la prima società wagneriana del mondo, creata innanzitutto dai simbolisti, da Mallarmé, ispirato da Baudelaire, che era morto nel frattempo, ma c'era un wagnerismo molto particolare in Francia allo stesso tempo, e questo Lamoureux veramente suonava Wagner in ogni concerto, ovviamente frammenti delle opere, però anche non solo delle opere tipo Lohengrin, delle prime opere, ma anche da Tristan, delle opere più avanzate. E Franck così scopre Wagner e rimane trasformato. E difatti tutta la musica di Franck che noi suoniamo oggi fu scritta dopo, cioè dopo l'età di 55 anni, negli ultimi 10 anni della sua vita, 13 anni della sua vita, tutto, la sonata violino, il quintetto, la sinfonia, il quartetto,
variazione platonica, preludio corale fuga, tutto. E difatti la prima composizione che scrisse dopo questa rivelazione wagneriana fu il quintetto. E al concerto ci fu l'alleato, l'amico Saint-Saëns. E Saint-Saëns, alla fine del primo tempo, si alzò e se ne andò gridando «Traditore!» perché era wagneriano. È un pezzo molto, molto, molto wagneriano. E quindi Saint-Saëns si offese moltissimo. Questo per far vedere che lui era veramente, aveva fatto questa... E di fatto ci rimane. Saint-Saëns poi passa ovviamente in altri casi, perché chi vive fino a 23 è attivo. Saint-Saëns ha scritto moltissime cose fino alla fine della vita e diventano sempre un po' più spoglie, più essenziali, diciamo, più classici in questo senso. Se classicismo in questo senso si definisce come musica molto ordinata, molto chiara, pieno di simmetrie, con un distacco formale, allora in questo senso è il classico. Ovviamente non è un compositore classico nel senso romano della parola, ma questo aspetto del classicismo, anche se è un classicismo molto particolare, perché si autodefinisce come antitedesco. Tutto questo detto, la composizione di Saint-Saëns che suono, a parte il titolo, Toccata, non ha quasi niente a che fare con tutto questo, perché è uno studio molto noto e divertente, più che non è tipico, cioè non c'è di questo classicismo, questa visione, diciamo, del classicismo che aveva Saint-Saëns nelle sonate, nella musica da camera innanzitutto, anche nei concerti in un certo punto. Il tema, dopo l'introduzione un po' pomposa, è tutt'altro che classico, direi che è molto allegro, però è molto divertente e forse quasi anticipa un po' il senso di parodia e di prendersi in giro che troviamo spesso con Stravinsky, per esempio, con la musica degli anni 20. La terza riga, la terza battuta. Come vedi, è molto spiritoso, allegro. Però un'altra cosa che vedrete in tutta la composizione è anticromatico, cioè che evita tutto quello che potrebbe essere wagneriano. Evita completamente. Poi anche, devo dire, ha un aspetto, anche qui, forse quasi parodia, di prendere in giro tutte le acrobazie dello studio tipico. Se vediamo qui dalla terza battuta. Terribilmente pedante o è terribilmente divertente. E secondo me è il secondo, non il primo. Andiamo avanti. Sì, il tema principale melodico, che è qui la quarta riga della seconda battuta, è una citazione del quinto concerto per pianoforte, il cosiddetto egiziano. Sì, che va avanti. C'è una bella... Però anche qui, questa composizione è del 99, quindi dell'ultimo anno dell'Ottocento, in un periodo normalmente di hard romanticismo, di cromatismo, e invece qui è tutto molto sobrio, sì, divertente, leggero, anche un po' moqueur, come dicono i francesi, ma certamente non stato romantico, non nel senso romano della parola. Ok, andiamo poi in un'altra direzione del tutto, a Maurice Ravel. Ravel, che è nato molto tardi, nel 75, e muore anche giovane, nel 37, vive poco, scrive poco. È professionista, anche soffre di varie malattie, anche forse di carattere nervosi. Secondo me lui rappresenta
quello che si può chiamare le tendenze naturali classicizzate, che è un classico di natura, che lui, come il proprio istinto musicale, cerca l'ordine, chiarezza, le frasi parallele, simmetriche, anche un, non esattamente un distacco, ma una grande raffinatezza nell'espressione musicale, cioè mai proprio violenza. Sì, è vero che Ravel anche viene coinvolto nell'impressionismo per un periodo molto breve della sua carriera. È molto sbagliato considerare Ravel come compositore impressionista. È un compositore che ha scritto 3 o 4 opere impressionisti, ma è un compositore che aveva quasi sempre questo atteggiamento personale verso il classico. È sempre stato capito così, anzi, non perché antitedesco, non perché detestava o disprezzava Wagner, il culto del wagnerismo, ma perché aveva proprio questo naturo, questo senso musicale molto molto ordinato, molto e questa sonatina, opera anche abbastanza giovanile, nel 1905, quindi a 30 anni, è che non è una sonatina nel senso normale, è una piccola sonata. Proprio sonatina come piccola sonata, spesso sonatina ha un termine un po' più esatto per qualcosa, per esempio, normalmente nella sonatina non c'è sviluppo, qui c'è un po' di sviluppo, è tutto semplicemente in miniatura, però sempre con grande, non solo con grande chiarezza di melodie, ma lui ha tutto il gusto che non avevano i romantici normalmente, o non in questo senso, Wagner sì l'ha, ma in un altro senso, di manipolare i temi proprio come avrebbe fatto un po' Haydn o Beethoven. Il tema stesso è diverso, ma questo è il primo tema. È terribile, è così difficile suonare da così. Interrompendosi. Una cosa, a parte che è una bella, con lunga linea, è una bella melodia che lui poi sfrutterà moltissimo tutta la sonatina, come lui cambia ogni volta il tema come impostazione ritmica. La prima volta sentiamo, cioè comincia con respiro, uno, batre, poi batre, quindi il batre già la seconda volta, il pianissimo subito, è in un posto diverso dove era la prima volta. Prima volta è... lo sposta. E questa è una tecnica alla volta molto moderna e alla volta molto classica, nel senso che è già questa astrazione di prendere il tema non solo come melodia, come qualcosa che arriva direttamente dal cielo, ma una cosa da manipolare, e questo è un atteggiamento molto più vicino, in un certo senso, a Haydn o a Beethoven, che non al romanticismo. Questo di fatti, se vediamo la prossima, lo andiamo al prossimo. Quando all'inizio della ripresa, è diverso ancora, questa volta armonicamente diverso. Quindi ancora, perché con questa, che non ha prima, c'è una modulazione interna che non c'era la prima volta. E anche alla ripresa, andiamo per pagina 4, l'ultima riga, aggiunge dove c'era il riposo la prima volta, ora aggiunge la nota. Bello, insomma, come per l'ultima volta per il ritorno riempie questo buco che c'era, ci fa capire che c'era il buco. Una delle cose più difficili per i musicisti, difficoltà che Schumann quasi mai non riesce a completamente sommontare, è quello di far capire il silenzio. Innanzitutto quando comincia con un silenzio, come si fa a capire che c'è un silenzio prima di suonare? E così
ce lo fa capire dopo. Cioè, all'inizio è difficile a meno di fare, okay, che è un po' brutale, però si capisce quando si arriva alla ripresa. È molto bello e in un certo senso anche molto classico. Il secondo tempo poi, andiamo avanti, è un duetto, che anche quello, e questo anticipa da 50 anni, no da 50, 15 anni, il vero neoclassicismo musicale. Ho parlato di neoclassicismo Cherubini, eccetera, ma questo è il neoclassicismo collegato con l'arte, con la pittura. Invece c'è un solo vero periodo di neoclassicismo musicale, che è quello dopo la prima guerra mondiale. E lui partecipa, questo innanzitutto nella composizione Trombone di Cooper Hand, dove evoca Cooper Hand, che non è proprio classico, ma in questo senso lo è. Qui anche questo anticipa questo con la riscoperta del minuetto, minuetto una forma settecentesca, questo. Ma è bellissimo anche, a parte molto graziosa, molto tutta la lua proprio del minuetto, se vogliamo, e come lui inserisce il primo tema, questo. Se comincio l'ultima battuta a prima riga. È un tema del primo tempo, un po' trasformato. Questo, in un certo senso, continua la tecnica di César Franck, quello del ritorno del tema. Il tema ritorna sempre. Però in César Franck il tema ritorna sempre tale quale. Cioè, ritorna. È come, ecco il vecchio amico che lo ritroviamo, magari in un contesto nuovo, ma quello non cambia. E invece quello di cambiare, di trasformare il tema, non solo il contesto, ma il tema stesso, il ricadente, anche tutto è cambiato. Questo è più classico, nel certo senso, più astratto. E andiamo avanti. E qui siamo in finale. Che è un tema molto complicato. Però ritmicamente è anche molto interessante questo. Perché sembra molto strano, ma lo sviluppo in modo in questo anche tempo molto breve. Io credo che qui il prossimo c'è o manca? Come? Non c'è. Difatti, mancava uno che avevo scritto, quindi c'è sul mio elenco c'è, sul vostro non c'è. Solo questo dovrete fare senza il lucido, anche in questo tempo rievoca questo tema dal primo tempo, la prima volta qui, melodicamente identico, solo che il ritmo qui è in 5/4, quindi ha contorto un po' i valori ritmici, che fa un po' l'effetto del ritorno sempre della melodia, però sempre ormai trasformata. Ok, quindi noi andiamo poi nella seconda parte del programma, che sono tutti i compositori collegati col neoclassicismo, cioè del movimento musicale principale degli anni dopo la prima guerra mondiale, e in questo periodo ci sono elementi, secondo me, cruciali per essere veramente neo qualcosa. E questo, innanzitutto, è la coscienza. Loro avevano, Ravel non aveva la coscienza di scrivere in modo classico o classicizzante, così era di natura. Invece Stravinsky decide di abbandonare le complicazioni, il contesto violente dell'attacco di Fanfan, eccetera, per evocare un mondo molto più ordinato, più regolare, più astratto, più controllato, più distaccato, con ironia e coscienza. Proprio questo
questo è cosciente di quello che facevano, con questo desiderio chiaro di evocare qualcosa con temi chiari. Quello che invece evocano è interessante, perché mentre per essere neoclassico come musicisti dovrebbero evocare il mondo classico, cioè Haydn, Mozart e Beethoven, ma il fatto è che molto raramente cercano di evocare Haydn, Mozart e Beethoven, invece vanno un po' più indietro e evocano innanzitutto la generazione prima di Haydn, proprio l'epoca di Johann Christian Bach o di Pergolesi, per esempio, un caso molto famoso perché c'è il Pulcinella che lui pensava che fosse Pergolesi, non lo è, ma insomma sono contemporanei, cioè la prima parte del Settecento, un periodo un po' innocente della musica, e probabilmente non scelgono Beethoven innanzitutto, o neanche Mozart, a parte perché sono troppo grandi, difficile evocare cose talmente grandi, talmente conosciuti, talmente famosi, talmente immediati, e talmente coinvolti con grande emozione, proprio questo clima emotivo che volevano evitare. Vogliono evitare tutto il mondo di grandi emozioni, di grandi tensioni, di innanzitutto il mondo che precedeva esattamente la prima guerra mondiale, il mondo dell'espressionismo, dell'agonia del romanticismo, della fine del romanticismo, l'ottava di Mahler, il Girl Leader di Schoenberg, questi enormi composizioni di grandissima sensualità che devono essere avvolgenti nell'espressione e esperienza, volevano distaccarsi di tutto questo, trovare in modo molto più, forse anche perché avevano guardato nell'abisso nella prima guerra mondiale, ora un po' inauditi di quello che avevano trovato, cercano asilio un po', protezione in un mondo molto più astratto, più distaccato, meno emotivo, meno passionale. Dunque, qui abbiamo quattro visioni. Il primo, che è l'ultimo, in ordine cronologico, è Hindemith. Hindemith è innanzitutto un neoclassico di desiderio. Cioè lui vuole ricreare la tonalità, di trovare un nuovo linguaggio. Per lui il classicismo è la tonalità, e che per lui abbandonare la tonalità, anche di abbandonare i principi della tonalità, è stato un errore fatale per la musica. Per lui cerca di trovare un nuovo linguaggio tonale, cioè che non ha nessuno dei collegamenti del linguaggio tradizionale, cioè i rapporti tra dominante, tonico, subdominante, tutto questo linguaggio che è stato la grande acquista della civiltà europea della musica per 300 anni, questo non interessa. Gli interessa però la tonalità come una forza della natura, come una cosa, lo stacco di natura lo chiama lui, che per lui l'accordo di natura è quello, ma non come linguaggio. Difatti è quello che Schoenberg lo considera come quasi blasfemio, perché per Schoenberg questo è un blasfemio contro il linguaggio armonico. Schoenberg è per noi molto più radicale, molto più rivoluzionare, molto meno classico di Hindemith, però Schoenberg distingue Hindemith perché dice che non puoi prendere la naturalità senza il linguaggio armonico. Il linguaggio è la cosa importante, non è proprio l'accordo così, ma è tutto il linguaggio come astrazione che l'ha creato. Non è questione di chi ha ragione, semplicemente sono ragioni diverse. Qui in questo programma suonerò la prima parte di Ludus Tonalis. Hindemith ha scritto montagne di musica, perché lui era convinto che la musica, ci voleva musica per tutte le occasioni, tutti gli strumenti, quindi lui ha suonato sonate per tuba, sonate per contrabbasso, sonate per, insomma, era violista anche lui, quindi suonava tantissime cose, scriveva anche tanto per viola. Ludus Tonalis invece, che ha scritto durante la seconda guerra, cosa ironica, che lui, come Schoenberg, i due grandi nemici, tutti e due furono espulsi dalla Germania nazista. Schoenberg perché ebreo, Hindemith perché è collegato con gli ebrei, anche per altri motivi, non era ebreo però. E Ludus Tonalis doveva essere, Ludus Tonalis in latino significa la scala tonale, che va a tutte le tonalità come faceva Bach al clavicembalo, quindi evoca molto più il mondo di Bach che non il mondo di Beethoven, il classicismo. Però questa tonalità nuova, una tonalità senza il linguaggio tradizionale. E qui comincia con un preludio che evoca molto Bach come tipo di scrittura, ma non come note.
veramente molto liberamente. Se suono da moderato, questo è molto, è concettualmente un'evocazione di Bach. Come questo tipo di preludio, andiamo avanti. Poi un passaggio anche molto impressionante, e poi ripete alla rovescia nella fine, questo solenne, largo. Questo. Questo perché lui cerca anche armonicamente di creare, lui vuol scrivere il Do, e per lui nel suo linguaggio è la preparazione per Do, che, insomma, perché secondo lui è l'arrivo, non come ci si arriva. Secondo Schoenberg è tutto non l'arrivo ma come ci si arriva che conta. E quindi infatti questo fuga che per noi non sembra in Do, è molto bello ma non in Do. E finalmente, torniamo alla fine, risolve come risolve lui, in modo suo, con l'ultima battuta della penultima riga, cioè l'ultima apparizione del tema. Non è proprio Do maggiore, infatti è un errore dire Do maggiore, non lo dice lui, è Do. Ok, andiamo poi a Stravinsky. Stravinsky è, credo senza paragone, il maestro del neoclassicismo. E il neoclassicismo come stile domina le opere di Stravinsky per moltissimi anni, praticamente lui l'adopera all'inizio, subito dopo la Prima Guerra Mondiale, dopo l'Istoria dei Soldati, e l'ultima sua composizione neoclassica è l'opera Il progresso del libertino, che è del 50, quindi un periodo di 30 anni, che rimane proprio permanente, e credo che gli convenga come carattere. Innanzitutto per lui quello che conta è l'assenza di emozioni chiare, cioè un'emotività molto formale, molto distaccata. Non è che sia musica senza emozioni, lui lo pretendeva perché gli piaceva molto sciocare, gli piaceva, non bisogna mai prendere troppo alla lettera quello che diceva Stravinsky. In parte anche perché sono spesso invenzioni di Robert Trapp, il suo segretario e quello che ha scritto le biografie, ma anche quelle che veramente lui ha detto, spesso ha detto per fare un certo eccesso e non proprio perché ci credeva, quando dice per esempio che gli piace moltissimo gli ultimi quartetti di Beethoven, peccato che la cavatina sia così debole. Invece io so di testimonianza personale che lui adorava la cavatina, però fa molto effetto dire che la cavatina è debole, così, perché è talmente idiota che fa effetto. E questa sonata in tre tempi è un esempio perfetto del Stravinsky neoclassico, e ripeto che non evoca il periodo classico, evoca il periodo preclassico, il periodo 1730-40, anche se evoca in tanti modi indiretti, non per un secondo si potrebbe pensare veramente che sia musica del 1700, ma c'è qualcosa che evoca quell'epoca. Stranamente credo che questo riesce a evocare Do maggiore molto meglio di Hindemith, anche se qui non utilizza il linguaggio tipico. È molto tipico anche questo, avere la melodia legato e con basso staccato. Questo basso staccato dà un po', a parte che dà anche movimento e
spirito anche, secondo me crea anche distacco. Se fosse, sembrerebbe più normalmente melodico, ma se sembra più ironico, secondo me, più comico quasi, più, c'è un aspetto un po' di, sempre staccato nel basso, evoca per me almeno l'opera buffa un po', quindi un po' dal mondo lì. Andiamo avanti. E come lui crea cadenze, cioè chiusure armoniche, sono sempre molto spiritose e buffe. E si capita qui, per esempio, la prima battuta della terza riga, però io comincerò dall'ultima battuta della prima riga. È una cadenza in mi minore, però è molto, molto, e che poi fa un'altra, continuo. Anche quella è una chiusura in la minore, e tutto è sempre abbastanza brusco, come che inaspettato e ironico. L'ironia è un elemento importantissimo nel Stravinsky neoclassico. Poi mi piace moltissimo anche come chiude il Do maggiore, il primo tempo, con... No, lì non posso capitare. È molto bello, molto, è molto stravinsiano, questo può essere solo Stravinsky. Passiamo al secondo tempo, all'adagietto. Non credo che sia un'allusione all'adagietto famoso della quinta di Mahler, io dubito che Stravinsky conoscesse. Qui siamo pieno mondo adagio barocco o neobarocco italiano, molto decorato. Infatti è straordinariamente decorato, credo che batte tutti i record. Quello che invece è straordinario, secondo me, è come è una parodia, indubbiamente una parodia, però il capostato è bellissimo e riesce a unire un po' parodia e un certo bellezza pieno di gravità, pieno di classicismo. Mi fa pensare molto, non so se vi ricordate della sonata di Beethoven, sulla 31 numero 1, che è anche una parodia dell'opera italiana. Vado, ci sembra. Anche tutte queste decorazioni. Però è un bellissimo adagio. È una parodia di opera italiana, però anche un bellissimo adagio. E questo è anche un bellissimo adagio, anche se anche questo è in un certo senso una parodia. Io questo francamente non lo sento, se devo dire, Schubert non sento, non credo proprio, scusi, ma non credo proprio. Andiamo avanti, qui siamo nella parte centrale, dove credo che Stravinsky riesca a creare questo senso di gravità, quasi classico nel senso di Edipo III, classico nel senso... Del mondo greco, proprio della Grecia antica, non abbiamo musica della Grecia antica, ma ha un po' questo senso. Comincerò due battute prime dall'inizio della pagina.
è musica molto curiosa, ma io trovo anche molto bella, devo dire. Andiamo avanti. E all'ultimo tempo, è Est Stravinsky. Molto perpetuo, che molto, insomma, evoca anche il primo classicismo, non si sa mai esattamente dove va, però poi va avanti, andiamo qui, in un passaggio che è molto caratteristico di Stravinsky neoclassico, anche se l'unico di questo tipo in questa sonata, un passaggio proprio di parodia diretta, proprio buffo, insomma, secondo la battuta, con staccatissimo nella mano sinistra. È molto stravinziano, è molto, quello qui veramente prende in giro. Siamo l'ultimo? Sì, è l'ultimo. Allora, passiamo a Schoenberg. Schoenberg ovviamente non è un compositore neoclassico. Schoenberg era un compositore tardo romantico wagneriano, molto influenzato da Brahms, però Wagner in particolare. Brahms per le astrazioni tonali e ritmiche, e Wagner per il modo di espressione, il mondo, la sensualità di Fichte-Nacht, di Goethe, anche questo desiderio di creare una musica enorme. E poi lui entra, come sappiamo tutti, in una nuova fase dove comincia a cercare cammini nuovi, come dice lui. È il mondo dell'espressionismo, un mondo un po' di incubo, di sensazioni strane, anche lì ci sono elementi di parodie, ma parodie non come il comico in teatro, ma come parodie come spesso in sogno, in incubo, le cose della vita ci tornano in mode tutto distorte, strane, buffe ma terribili allo stesso tempo. E questo abbiamo l'esempio perfetto nella musica di Holinea, che è il capolavoro assoluto di Schoenberg, e degli anni prima della guerra. Durante la prima guerra mondiale, Schoenberg interrompe completamente la composizione. Credo di 6-7 anni che non scrive niente. E quando riprende dopo la prima guerra mondiale, lui ha inventato un nuovo sistema, il sistema famoso dodecafonico. E a me, almeno stasera, in genere, non mi interessa il sistema in sé, o come viene applicato, quali sono le conseguenze, o quali sono, cos'è il giudizio storico, perché aggiungo che, mentre 40 anni fa, sembrava che fosse un po' il futuro della musica, il linguaggio della musica del futuro sarebbe stato in qualche modo collegato con la dodecafonia schoenbergiana. Invece la storia non ha verificato questo. Oggigiorno non credo che ci sia nel mondo intero un compositore di meno di 60 anni che scrive in questo modo, è sparito. Cioè, non ancora Boulez, Descartes, ci sono compositori, ma sono compositori di 80 anni e in più. E la musica è andata in direzioni diverse. Quindi il giudizio della storia sembrerebbe essere più d'accordo con Hindemith, che ha detto che no, questo è una violenza, proprio lo spirito stesso della natura della musica, la tonalità, un elemento della natura della musica, e abbandonare o cercare di creare un nuovo sistema, abbandona la natura, è contro la natura, è contro il cuore umano. Stravinsky e Schoenberg rispondevano, no, sei tu, perché tu cerchi di creare tonalità senza il linguaggio. Io invece cerco di sostituire un linguaggio nuovo con la stessa astrazione, con la stessa unità, per continuare la tonalità, una tonalità nuova, però, e quindi, e questo suo desiderio all'inizio di creare un nuovo linguaggio lo spinge nel periodo dopo la guerra a suonare anche nelle forme, di evocare questo linguaggio nuovo in forme del vecchio mondo.
cioè di scrivere, per esempio, tweet, di prendere forme tipo gavotte, minuetto, eccetera. Non perché non è uno storico della musica, non interessa veramente, non è come a Stravinsky probabilmente piaceva, interessava di scoprire musiche sconosciute della prima parte del Settecento. A Strindberg assolutamente no. Lui lo fa come allusione, come creare un legame, un insieme. Lui vuole reinventare, ricercare di reinventare tutta l'astrazione del linguaggio tonale in termini nuovi, cioè questo suo sistema dodecafonico. Quindi evoca le forme dell'inizio praticamente della tonalità, cioè per fare un parallelo, diciamo, che questa suite e le composizioni di questo periodo degli anni 20 dovevano essere per lui paralleli, paragoni di quello che si scriveva all'inizio del Settecento o nella prima parte del Settecento, proprio al momento quando la tonalità acquista completamente questo linguaggio, questa astrazione completa. Quello che invece si trova in questa suite è che, nonostante gli sforzi di Schoenberg di evocare un mondo molto più classico, più chiaro, praticamente molto con le frasi molto chiaramente marcate, con grandi simmetrie, che troveremo dei passaggi di simmetria in Schoenberg, è una cosa che normalmente non esiste, che lui evita, ma qui no, qualche volta lo fa apposta. Nonostante tutto questo, ancora, se togliamo un po' tutte le teorie, è sempre lo Schoenberg di Piaholnea, Schoenberg dell'espressionismo, Schoenberg che questo forse è il vero Schoenberg, Schoenberg dell'evocazione dell'incubo, o almeno del mondo un po' irreale. Però se vediamo l'inizio del preludio, e già qui abbiamo tante cose che lui non avrebbe fatto, Piaholnea. L'imitazione, la mano sinistra è esattamente identica alla mano destra, solo 150% più lento. Uno è metà più lento. E ancora è sempre così. C'è tantissima imitazione polifonica, proprio nel modo settecentesco, anche seicentesco. E in tutto il testo troviamo moltissimo così. Andiamo alla gavotte, che non sa molto di gavotte. Però ritmicamente se cambiassimo le note facessimo so. Esattamente lo stesso modello ritmico, cambiando le note, sarebbe una gavotte. Quindi i valori ritmici in sé, solo che è talmente distorte, come le distorsioni, è che questo, tutto sommato, evoca molto il mondo di Piaholnea, il mondo dell'incubo. Andiamo avanti. Una cosa che poi lui ripropone qui, cosa che lui poi abbandona dopo, tutte le forme tradizionali delle danze, quindi i ritornelli, i tri che poi ritornelli dopo, cioè che ritornano di trio alla parte, quindi c'è gavotte, musette, poi ritorna a gavotte, tutto questo che sono cose tipicamente settecentesche che lui ormai non faceva più. Se andiamo alla musette, qui vediamo veramente simmetria. Ritmicamente esattamente il musette, questo bisogna dire, si sente anche, solo che è un musette un po', sì, con tonalità molto molto strane. E di fatto un altro passaggio che a me piace moltissimo, che evoca molto il mondo di Piaholnea, il prossimo qui a tempo. Thank you.
certamente ha qualcosa di una danza, certamente è una danza, ha tutto il ritmo di danza, ma una danza macabra, strana, da incubo un po', insomma. Ok? E poi finalmente, sì, 17, abbiamo il menuetto. Qui abbiamo anche un po', si chiarisce, secondo me, perché qui nella prima battuta abbiamo questa parola Yiddish, che non sa molto di neoclassicismo né di menuetto. Yiddish è un po' la parola cruciale per Robert Schumann, intimo. Yiddish non è proprio intimo, emozione da dentro. E sembra strano il menuetto, che dovrebbe essere tutto formale, tutto... Per me non sa niente di menuetto questo, però trovo molto bello. È il più bello dei tempi per me, della suite, ma quello dove trovo solo Schoenberg e niente suite un po'. La menuetto io non sento una traccia, se vuoi la verità. Poi c'è il trio. Qui invece abbiamo una cosa forse un po' comune con Stravinsky, anche se musicalmente molto diverso. Qui abbiamo veramente la parodia. Imitazione alla rovescia molto, molto forte, molto un po' arrabbiato, diciamo. Sì. Ok, poi finiamo con Busoni. Busoni è un personaggio molto strano, molto particolare, nato qui vicino a Empoli, sì. Padre italiano, ambiziosissimo, auto un po' prodigio, un po' tipo Mozart, è spinto un po' tipo Mozart, mamma invece tedesca. Forse per odio di suo padre, lui abbandona più o meno l'Italia e vive quasi sempre in Germania, infatti muore a Berlino. Muore anche giovane, se lui è del 66, muore nel 24, quindi non aveva, non aveva neanche 60 anni quando è morto. Busoni non è veramente un neoclassico, però è uno che era talmente inaridito di quello che trovava decadente nel tardo romantico, decadente, frivolo, le emozioni cheap, le emozioni buon mercato, le emozioni montate, detestava in modo tutto particolare il mondo del verismo italiano, cioè Puccini eccetera eccetera, perché per lui erano tutte emozioni false, che allora trovava rifugio un po' in Bach, in quel modo lì, difatti di Busoni conosciamo tante transizioni di Bach, è una musica molto più sobria, molto più ascetica, che così lo porta facilmente insieme con i neoclassici. E questa toccata, che secondo me è la sua creazione per pianoforte più importante, forse più riuscita, è dalla fine della vita, del 21-22, è toccata tra il Ludio, Fantasia e Ciacona, è molto una forma barocca, praticamente, tarda barocca, molto caratteristica. Questa citazione di Frescobaldi, anche Frescobaldi, compositore del 600 italiano, non è senza difficoltà che si arriva al fine. Io non ho pallida idea di che cosa sta l'allusione, esattamente come riferisce a questo pezzo. Forse che lui ha avuto grandi difficoltà a scriverlo, l'unica, ma non ho una chiave di lettura di questa citazione. E qui lui cerca anche esplora una delle cose che era molto di moda negli anni 20 nel linguaggio nuovo musicale, il ritorno alla tonalità, sì, ma una bitonalità, cioè due tonalità insieme, e questo sente un po' come due strati che sono imposti l'uno sull'altro. Scrittura pianistica molto, molto personale. Era uno dei grandi pianisti di tutti i tempi e difatti Rubinstein diceva che tra tutti i pianisti che lui sentiva da ragazzo era l'unico che suonasse pulito, nel senso nostro, perché non
sì, limpido, chiaro, senza sporcizie, senza come dire, facilitazioni, comode, eccetera, uno molto serio, molto quasi troppo, un puritano, è un puritano in un certo senso. Anche il suo disprezzo per il romantico, per il stato romantico, ha un qualcosa di puritano, di meticoloso, figliolo, tutto questo. Una scrittura che ha detto proprio cosa assolutamente ridicola. Vediamo un po' cosa succede, ma io non lo farò. In giacca, questo è, non perché lui prendeva in giro la ragazza come faceva Mozart, ma perché lui ovviamente si faceva facendo un arrangiamento delle mani, non si suonava come scritto, ma se si suona come scritto, dove comincio? Al capo pagina. Un po' come un brutto scherzo, mi pare. Perché lui così ha un po' concepito uno strumento a due tastiere. Sì, perché questo evoca anche l'organo, tutto questo mondo. Chi dico due tastiere, ovviamente queste cose non sono facili. A pianoforte sono ridicoli, cioè non c'è neanche motivo. Ok, andiamo avanti. La parte centrale, che è la parte più importante, è più o meno una elaborazione libera su una romanza dell'opera Dr. Faustus, che è un'opera non del tutto compiuta, del suo ultimo periodo, è la romanza di lei, della protagonista, personaggio torturata, poi che lascia suo marito, sedotto da Faust col potere del diavolo, una seduzione molto strana, è una visione di Faust, molto molto particolare, Faust muore, e però nasce questo figlio che dovrebbe essere la speranza, come un Faust tutto particolare. Però la musica di questa scena è bellissima, se suono anche la terza riga. Molto particolare, trovo anche molto molto bello. Andiamo al prossimo, andate tranquillo, anche qui se suono la quarta riga, non la prima riga di andate tranquillo, il secondo. Devo dire, un senso fantastico di polifonia, come le voci sono intrecciate così, sono veramente bello. Anzi, questo secondo me, questo pezzo è in modo su un capolavoro. Poi andiamo alla Ciacona, che comincia, c'è scritto Ciacona, quindi no? Un tipo di variazione con tema molto breve e con una formula di armonico, tipo la ciacona, lui aveva fatto la transizione famosa dalla ciacona di Bach, questa è una ciacona sua. Anche un pezzo di grande difficoltà virtuosistica, è un pezzo di bravura, però mai una bravura ostentata, cioè l'opposto dello studio di Saint-Saëns, è una bravura un po' malgrado, è una bravura non per dimostrare. E poi passiamo alla fine, il passaggio finale, che finisce con questo stretto molto caratteristico.
questo doppio, anche due tonalità. E infatti non sappiamo dove finirà. Io avrei detto anche il Do maggiore. Invece... sembra Re maggiore, invece La bemolle, dove ha cominciato a proposito, quindi torna indietro per la tonalità, una concezione di tonalità molto sua, molto particolare, una visione però secondo me dal classicismo, quindi una visione molto diversa di quello di Stravinsky o di Schoenberg o di Hindemith, ma sempre, secondo me, una visione molto personale e molto valida. Ok, ho finito. C'era un commento qui su Schubert, avevo notato. La riflessione su Schubert era quella che mi ha ricordato la lettura che avevo fatto anni fa di un piccolo libro di Vasily Kandinsky, di cui adesso non ricordo il nome, dove lui sostiene che l'arte è innovazione, oppure non è arte. Ecco, considerando invece la tonata di Schubert, la tonata in sol maggiore di Schubert, vedete che lì di innovazione formale mi pare che deriva proprio dal soffermarsi, anziché di andare alla ricerca, dal rimanere fermo. L'innovazione in Schubert, secondo me, è proprio nella concezione del tempo. Cioè, tutta la musica è, in un certo senso, la domanda musicale è come riempire il tempo, come un pezzo di musica dura una certa tantum di tempo, come viene riempito, come viene vissuto, come viene percepito questa durata di tempo, è tutto lì. L'organizzare, non organizzare, organizzare in modo rigoroso, in modo libero, tutto questo sono le possibilità, ma quello che è una innovazione secondo me di Schubert, che poi viene elaborato di altri compositori, in modo particolare a Bruckner e Mahler, ma anche i compositori moderni, John Cage in un certo senso. Una cosa che forse innovazione non lo è del tutto, perché l'avevamo forse nel canto gregoriano, che è un altro tipo di musica del tutto, questo senso dell'eternità, della permanenza, di non andare avanti, di fermarsi, che ovviamente nel canto gregoriano è diverso perché il contesto è completamente diverso, non c'è il linguaggio armonico tanto per cominciare, non c'è il ritmo ordinato, non c'è, insomma è tutto diverso, quindi esiste una specie di completamente in un fuori tempo. Mentre quello che ci colpisce in Schubert è che è tutto in contesto di tempo, però ogni tanto questo tempo si ferma e rimaniamo sospeso, e questo è un po' l'innovazione di Schubert. Però l'osservazione di Kandinsky che nell'arte o c'è innovazione o c'è sterilità, credo alla fine che lui avesse anche ragione. Altro? Sì? Sì, io non sento da tutto. Riguardo alla citazione di Frescobaldi nella toccata di Busoni. Mi veniva in mente che appunto Frescobaldi scriveva spesso queste piccole, sì, prima ad esempio nei fiori musicali, queste piccole composizioni organistiche, ad esempio ne ricordo una prima di ricercare, chi questo ricercare suoneranno un po' che imparerà. Sì, giocando sulla parola ricercare. Che magari poteva essere appunto una, cioè un modo anche per dare una connotazione quasi organistica, come ha detto lei, a questo pezzo, e fare allo stesso tempo un omaggio a Frescobaldi, anche perché appunto. Vero. Sicuramente è per creare un legame con Frescobaldi, col mondo organistico, questo sicuro, anche il mondo, e probabilmente anche Frescobaldi compositore non conosciuto,
non conosciuto innanzitutto allora, quindi mette, la mia domanda era piuttosto non perché mette una citazione di Frescobaldi, ma perché proprio quella citazione di Frescobaldi, e lì forse rifletteva la difficoltà che lui ha trovato nel portare a termine questa composizione. Però ha perfettamente ragione, sì sì, grazie. Poi? Sì, no, Corrada, ok. Vabbè. Si fa la gara di non parlare. Il silenzio è importante. No, adesso forse questa sarà una sensazione estemporanea, però che mi viene da questo discorso del Faust. In Busoni c'è anche Lissi, in un certo senso. Non so se è una suggestione che mi viene perché so che c'è questo argomento in comune, però secondo me c'è anche qualcosa del linguaggio musicale in comune. Assolutamente. Il legame tra Busoni e Lissi è fortissimo. Busoni è una cosa strana. Lissi, anche in vita ma anche in morte, non era mai considerato, preso in considerazione. Il suo proprio successo creava un antagonismo tra i suoi colleghi, tra i suoi contemporanei, ma anche nella storia, e anche fino a oggigiorno. E Busoni era, per esempio, Debussy e Bartok, tutti e due ammiravano moltissimo Liszt, ma Busoni era tra quelli che apertamente dichiarava che Liszt è un grande compositore, di grande rilievo intellettuale, culturale, non solo virtuoso, che il virtuosismo non è in sé un motivo per non prendere sul serio un compositore, e uno dei motivi certamente perché Busoni si dedicò negli ultimi anni della sua vita alla composizione di quest'opera Dr. Faustus è per creare, come lui crea un legame con Frescobaldi, creare un legame con Liszt. Come vi ricordate, Liszt era ossessionato, non ha scritto un'opera su Faustus, però ha scritto moltissime composizioni con un tematico da Dr. Faustus, quindi questo sicuramente, e ci sono anche molto grato per così preparare l'anno 21, perché l'elemento faustiano di lì, sì, grazie. Una domanda un po' aneddotica. So che in un viaggio di Mozart in Inghilterra si è incontrato, non so se con Johann Christian Bach oppure con Clementi, hanno avuto una specie di gara davanti al fortepiano avvicendandosi a suonare. Con chi dei due si è confrontato? So che non esiste un documento sul risultato di questa gara pianistica. Sì, ci sarebbe stata comunque una gara un po' disuguale perché Mozart aveva 8 anni. Ma il padre lo portava in giro per esibirsi. So. E diceva che ne aveva 6, forse anche. E ovviamente Clementi aveva 30 e io anzi sembra più ancora, 35, 36. Quindi ovviamente non è molto giusto come confronto. Ma sicuramente vinceva Mozart, vinceva sempre comunque. Quindi io di questa gara, so che c'era una gara davanti al re, ma al principe, reggente, qualcuno del genere, che Mozart doveva anche suonare blindato, doveva suonare con pianoforte coperto di una scopa, doveva fare, ma era anche uno sfruttamento da parte di padre di Mozart di farlo brillare. Ma forse in seguito a quella cosa potrebbe essergli rimasta questa memoria di Christian Bach? Ma non c'era, no, sì, è anche possibile che anche ha incontrato Christian Bach, però il fatto che Mozart ammirava moltissimo Johann Christian Bach, e ne parla anche dopo, lo considerava come una specie di mentore, di attenato spirituale, quindi di questo Mozart non ha mai... Mozart era, a differenza di molti altri, forse perché lui era talmente naturale e era talmente sicuro di sé, che non aveva problemi a ammirare altri compositori viventi. Lui, la sua ammirazione per Haydn era completamente aperta e dichiarata. Beethoven doveva combattersi per la vita. Mozart tutto veniva,
Anzi, Mozart amava molto anche Salieri, lo trattava con ogni riguardo. Era Salieri che sentiva molto la gelosia perché si rendeva conto, da grande compositore che era, quanto era inferiore a Mozart. Grazie. Io ho una domanda che è sulla dalle questioni di questa stasera, mi riallaccio a ieri sera quando lei ha introdotto la lezione descrivendo insomma il clima culturale che stava a Vienna all'epoca appunto del Wiener Classiche, e ha fatto paragoni con altre città che in altri periodi storici sono stati fuori d'attrazione per arti e altre realtà. Voglio sapere oggi, c'è la possibilità di avere un polo di attrazione della stessa misura, come appunto lei ha riparato di Parigi nell'Ottocento, Vienna anche più tardi? Se c'è, dov'è? E da mettere in relazione con la situazione magari dell'arte al giorno d'oggi? No, questo ovviamente è una domanda non solo eccellente, ma anche provocatoria, perché se qualcuno ha cercato, per esempio, hanno cercato dal periodo dopoguerra, anche persino ad Darmstadt, insomma, una città proprio da niente, a creare un po' un nuovo. Lì stesso ha cercato di creare e evocare a Weimar, che voleva un nuovo rinascimento, portando a Weimar, perché Weimar è simbolo della grande cultura tedesca, dove c'era stato insieme Goethe e Schiller, quindi ovviamente non riuscì. Oggigiorno il mondo è talmente deconcentrato, non c'è più un centro, la gente si muove tanto, con tanta facilità. Secondo me non è forse possibile avere questo genus loci come il Rinascimento italiano a Firenze, o il Rinascimento fiammingo a Bruges e Ghent, o Parigi degli anni 20, 30, o così via. Secondo me forse l'ultima volta era proprio Parigi tra le due guerre. Qualcuno avrebbe detto che fosse New York negli anni 50, 60 con la letteratura, con New Age, Beat e tutto quello. Ma sì, anche nella pittura, insomma. Però è difficile immaginare oggigiorno una concentrazione di tanti artisti, di tante discipline diverse, come nel Parigi degli anni 20 o Firenze o così via. Quindi sarebbe bello, ovviamente, perché sembra così, perché quello che è innanzitutto importante e bello in questa situazione è che gli artisti tra di loro si ispirano. Cioè, a parte la gara, c'è anche l'infezione. Basta vedere, se prendiamo il caso che voi conoscete meglio di me, Firenze all'inizio del 400, che avere per esempio insieme tre scultori come Ghiberti, Donatello, Della Robbia, per esempio, questi tre nomi che hanno fatto la gara per le forze del patissero. Ovviamente ognuno prendeva ispirazione dall'altro, è la stessa cosa, Mozart e Haydn, Beethoven, Schubert, Mozart, Haydn, Beethoven. Ovviamente c'era a parte vivevano nella stessa città, c'era una chitarra, ma una senza di competizione, ma anche di ispirazione. Quindi, questo è un effetto, a Parigi negli anni 20 è la stessa cosa, tra i scrittori, tra i musicisti, tra i pittori, tra tutti, si conoscevano. Vienna all'inizio del secolo, c'è veramente questo senso della comunità artistica, che tutti si conoscevano, lavoravano insieme, non per caso, per esempio, che Schoenberg anche dipinge, perché conosce così bene Schindler e Kokoschka, e insomma, fanno parte di che vanno tutti alle mostre del Secession, come loro venivano ai concerti di musica contemporanea. C'era questo un clima fantastico, ma che sia ripetibile oggi, non credo. Senti, cioè è impossibile perché nella Firenze del 400 c'erano i signori che... I mecenati. I mecenati che commissionavano. Oggi proprio la struttura... Ma voi non avete grandi mecenati in Italia? Ah, mi delude! Ne abbiamo uno, famosissimo, che fa il mecenate pro domo sua. Lascio come detto, sì, 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 sì.
sembra no comment, perché mi sembra, non perché non sono d'accordo, però. È giusto. Ok, benissimo, guardi che così teniamo come sospeso fino all'anno prossimo, ma non vedo l'ora di rivedervi tutti e di ricominciare queste belle cose. Grazie. Grazie. Qualcuno sa se ha vinto l'Inter?